Grazie Presidente, signori deputati, signor Presidente del Consiglio, è di nuovo buio in Europa, ancora guerra dopo il 45, dopo i bombardamenti di Belgrado del 99, la dissoluzione della Jugoslavia, ora si incendia l'Ucraina, la cui capitale Kiev è ben più antica di Mosca, altro che. Scorrono immagini raccapriccianti della popolazione in fuga, colpita dal secondo esercito più potente del mondo. Donne e bambini che si rifugiano nelle metropolitane o si mettono in cammino con ogni mezzo verso gli stati confinanti e altri orrori i cui dettagli è bene risparmiare, mentre soldati e civili combattono con coraggio la propria battaglia e trasformano bottiglie di birra in Molotov per accogliere l'arrivo dei carri nelle città, come nel 1956 a Budapest. Dico subito che l'intervento che sto per fare è un intervento di carattere ricostruttivo tra i tanti interventi risolutivi. Qualcuno dovrà pur farlo. Ma nella società dove tutto è opinabile, in un Occidente liquido che non ricorda né presidia più i suoi valori, accade che si apra perfino un varco a tentazioni giustificazioniste. Una parte degli italiani hanno orecchiato i messaggi surreali di Putin e li hanno riprodotti acriticamente. Quella dei missili NATO in Ucraina è una favola insopportabile. Del resto, per bombardare Mosca basterebbero i missili a lunga gittata lanciati dal Mar Baltico. Non serve metterli nel Donbass. Né è mai esistito alcun accordo stipulato con Gorbaciov, altra balla per non far aderire le nazioni dell'est europeo, finalmente libere dall'incubo del comunismo, all'Unione Europea o all'Alleanza Atlantica. Del resto, se così fosse stato, sarebbe singolare aver atteso quasi 30 anni per rinfacciarlo e sarebbe incomprensibile anche il lungo tentativo di avvicinamento della Russia alle democrazie occidentali e perfino alla NATO, scandito dalla proposta di partenariato del 94, dall'inclusione della Russia nel G7 e nel Consiglio d'Europa, nella partecipazione straordinaria al vertice NATO del 2002 a Pratica di Mare su iniziativa italiana, unica nazione non aderente presente, e il conseguente ingresso nel Consiglio NATO-Russia. L'adesione dell'Ucraina, una nazione democratica e sovrana alla NATO, si sarebbe potuta manifestare da subito o almeno dal Consiglio di Bucarest del 1994. E se questa inclusione non si è compiuta è proprio per avere la massima condivisione russa che si palesò nel 2009 con una idilliaca visita a Mosca del Presidente degli Stati Uniti. Poi la rivoluzione arancione di Piazza Maidan, l'annessione della Crimea, il congelamento del dossier. La NATO dunque si sarebbe spinta troppo a ridosso della Russia? No. Intanto occorre constatare che l'alleanza di oggi non è quella della Guerra Fredda, contrapposta per intenderci al Patto di Varsavia. Non ha natura offensiva ed è meglio disposta a rappresentare un grande scudo per tutti coloro che si riconoscono nei valori di pace, democrazia e libertà, magari con qualche ritocco statutario che sarebbe stato più possibile se la Russia non si fosse lasciata risucchiare nel gorgo dell'autocrazia aggressiva. Al contrario, se Kiev fosse entrata nella NATO, non ci sarebbe stata, a mio giudizio, questa invasione, perché tutte le nazioni del Patto Atlantico avrebbero dovuto difenderla e questo sarebbe stato un deterrente formidabile. Se tutto questo fosse stato condito con una difesa integrata europea di cui per troppo tempo si è parlato e di cui non v'è traccia, avremmo probabilmente risolto ogni contenzioso geopolitico in quel quadrante territoriale. Il frullato di questi e altri luoghi comuni, quasi a volere mettere una sanatoria rispetto al secondo dopoguerra, a voler equiparare le democrazie liberali con le dittature, non ha fatto intendere a tutti le reali intenzioni di Putin.
i suoi propositi di rifondazione dell'Unione Sovietica con stati satellite, governi fantoccio, la riesumazione dell'Armata Rossa, il corollario dell'avvelenamento di giornalisti critici verso il regime, la persecuzione del dissenso politico, l'arresto di 7.000 manifestanti per la pace a San Pietroburgo e a Mosca in pochi giorni. Cogliamo l'occasione per inviare un messaggio di solidarietà al popolo russo che sta subendo questa recrudescenza e ne paga per primo le conseguenze. Un messaggio di amicizia a chi sta combattendo Putin dall'interno dei confini della Russia. Il mondo è restato a guardare sull'orlo della fossa seduto. È il testo di una nota canzone che ha prodotto tanta malinconia e tanto fascino e rimproverava l'Occidente di essersi defilato negli anni della guerra fredda, ma c'era il patto di Yalta a impedire la misericordia di un aiuto, la spartizione del mondo fatta sulla pelle dei popoli. Così intere generazioni non hanno mai potuto conoscere la libertà. Roosevelt e Churchill, sotto scacco di Stalin, si presero una terribile responsabilità. Un po' di autocritica va fatta. È stato fatale non aver saputo leggere dietro le mosse di Putin il nuovo progetto egemonico del Cremlino, non aver saputo gestire in 30 anni il distacco dell'Ucraina, libera e indipendente, dalla Federazione Russa, troppo occupati con le procedure di infrazione contro gli Stati membri dell'Unione Europea, e non ci siamo battuti a sufficienza per completare l'integrazione di Mosca e la trasformazione in una democrazia liberale, pacificando per sempre il continente. Nemmeno ci si è accurati di garantirsi l'autonomia energetica, a dire il vero. È come se l'Unione Europea avesse trascurato tutte le questioni strategiche, rinunciando a un suo protagonismo, e abbia deciso di diventare molto semplicemente, niente di più, una gigantesca piattaforma commerciale. Non aver costruito per tempo un solido polo euroasiatico che insieme agli Stati Uniti potesse in prospettiva arginare lo tsunami cinese è stato certo il problema. Ma ora è tutto chiaro, il bluff è smascherato, l'invasione di una nazione indipendente e sovrana non lascia più margini di interpretazione, anche i ciechi possono vedere. E allora giunge anche dai banchi dell'opposizione patriottica la condanna senza ambiguità di Putin, le richieste di salvataggio dal massacro militare di donne e bambini attraverso corridoi umanitari, di accoglienza dei profughi, loro sì, fuggono da guerre, di rifornimento all'Ucraina delle munizioni necessarie per resistere, di isolamento globale di Putin e di solidarietà al popolo russo. La diplomazia deve ancora lavorare, viste le astensioni nel Consiglio di sicurezza dell'ONU dell'India e degli Emirati Arabi. Ma l'obiettivo politico resta lo stesso di ieri, pur oggi dovendo perseguire la strada dolorosa delle sanzioni, estendere a Mosca i confini della convivenza pacifica tra i popoli europei, del loro diritto alla sovranità, all'indipendenza, alla prosperità, alla libertà. Certo, non si può fare con Putin. È anche una guerra mediatica questa, e può combatterla ciascuno di noi, per ricordare con ogni mezzo di informazione al mondo che l'Occidente è bello, soprattutto se si ricorda di promuovere i propri valori. Qui l'aria è fresca, il sole è terso, c'è chiasso in strada, ma non è il fragore delle granate, né s'ascolta il silenzio della ferocia. Ci sono musica, cultura popolare, colori, allegria, si può protestare contro i governi, si può votare e provare perfino a colpire i poteri forti. Magari vincono loro, per carità, non è tutto oro ciò che brilla. Di catene ce ne sono anche qui. Ogni luogo può essere centro di una sfida per la conquista di nuove libertà. E in quanto tale vale la pena di respirarlo in pieno. È l'appello di Zelensky poco fa in TV. Ogni piazza, non ha importanza come si chiami, da oggi si chiamerà Piazza della Libertà. È la libertà, Presidente Draghi, colleghi della maggioranza, noi alla vostra opposizione gentilmente ostili, è la libertà che oggi ci lega.
Chiedo di intervenire il deputato Pagani.